natura, sole, mare, monti. Rendiamo la nostra casa più green. Come? Sostituisci la tua vecchia caldaia con la pompa di calore. Come fare? Vieni all'MVD, potremo consigliarti al meglio. Passa alle rinnovabili, vieni all'MVD. Pensate, potrete fare lavori ed iniziare a pagare dopo 30 giorni. In comode rate. Nell'Elba, aeromobile statunitense sequestrato dalla GDF, fermato il pilota italiano. L'accusa è di contrabbando ed evasione dell'IVA. Cessate il fuoco, un flash mob per la pace. Le donne elbane, Exodus ed Elba Forum, in corteo per gridare il nostro no alla guerra. Sanità, giovedì incontro pubblico con Regione e ASL. L'appello di Semeraro, elbani non mancate, ne va del nostro futuro. Brevi dall'Elba, Portoferraio, ASA al lavoro sulle tubature di Carpagni e Sghinghetta. Rio, parcheggi off-limits a Vigneria per lavori di sistemazione del verde. Il portiere elbano Mattia Bianchi ceduto in prestito all'Aquila Montevarchi. Election Day c'è la data, si vota l'8 e il 9 giugno. Amiche e amici di Elba Press, ben ritrovati e buon inizio settimana. Apriamo con la cronaca questa edizione del TG dell'Isola d'Elba. In particolare andiamo a Campo nell'Elba, dove un aeromobile statunitense guidato però da un pilota italiano è stato sequestrato dalla Guardia di Finanza, dall'unità navale di Portoferraio, per contrabbando ed evasione dell'IVA all'importazione. Ma vediamo tutti i dettagli nel nostro servizio. I militari della sezione operativa navale di Portoferraio, nell'ambito di un'attività di polizia economico-finanziaria finalizzata alla scoperta dei beni di lusso nascosti al fisco, nell'estate del 2021 presso l'aeroporto isolano di Marina di Campo hanno sottoposto a controllo un aeromobile ad uso turistico con bandiera statunitense pilotato da un cittadino di nazionalità italiana. L'analisi dei dati ha consentito ai finanzieri di ricostruire i percorsi effettuati e constatare la permanenza continuativa sul territorio nazionale dell'aeromobile per un periodo superiore ai 6 mesi, ovvero per un lasso di tempo superiore al cosiddetto termine di appuramento, quale limite massimo di permanenza sul territorio dell'Unione, fissato dal regolamento doganale comunitario degli aeromobili extracomunitari in esenzione di pagamento dell'IVA all'importazione. L'utilizzatore, con l'intento di celare la proprietà dell'aeromobile attraverso il ricorso al trust, era stato denunciato per contrabbando e violazione delle norme sull'IVA all'importazione per circa 40.000 euro, con contestuale sequestro del velivolo. Le successive valutazioni condotte dalla Procura di Livorno, dal giudice per le indagini preliminari e dal Tribunale del Riesame Labronico hanno confermato l'impianto accusatorio iniziale, confermato il sequestro del velivolo del valore di 180.000 euro quale misura cautelare e propedeutica all'eventuale confisca del bene. L'operazione condotta dai militari della sezione operativa navale elbana è dimostrazione del costante impegno della componente aeronavale del corpo dell'attività di istituto finalizzata alla prevenzione e alla repressione dell'evasione.
Cessate il fuoco, è questa la scritta che hanno indossato letteralmente le donne del gruppo Donne in Cammino dell'Elba, che insieme a Exodus e ad Elba Forum per la Pace e ad altre manifestanti hanno eseguito un flash mob nel giorno della memoria, sabato 27 gennaio a Portoferraio, per gridare il no di tutta l'Elba alla guerra e in nome della pace. Vediamo il servizio. 14 donne vestite di nero con il lutto al braccio. Indosso le lettere che compongono la scritta Cessate il fuoco. È il grido delle donne elbane contro la guerra. Intorno alle 15 di sabato 27 gennaio, la rete delle donne elbane, insieme alla comunità Exodus, ad Elba Forum per la Pace e ad altri manifestanti, si sono ritrovati davanti al Palazzo Comunale di Portoferraio per un flash mob contro ogni guerra e ogni forma di violenza che ha sfidato la circolare ministeriale. Il corteo si è poi mosso in cammino lungo la Calata Mazzini, fino ad arrivare al porto, dove si è ripetuto il flash mob nell'orario di sbarco delle navi. Un atto fortemente simbolico, quello di usare la pace con un messaggio scritto sui corpi delle donne, il femminile come archetipo che protegge la vita. Il gruppo Elbano ha raccolto il testimone delle donne in cammino per la pace di Brescia, che hanno lanciato l'iniziativa, ripetuta in tante altre piazze italiane, per gridare che la guerra non è fatta nel nostro nome, nel nome delle donne del sole palestinesi, né in quello delle donne che osano la pace di Israele. Ho partecipato a questo flash mob perché in questa situazione, ormai che coinvolge tantissimi paesi del mondo, la guerra è diventato il modo in cui gli stati cercano soluzioni. E non è mai la violenza, la guerra, il modo per risolvere conflitti, tensioni, difficoltà o interessi estranazionali. È veramente sono i popoli che soffrono e le persone che muoiono. E quindi non è questa la soluzione per nessun conflitto, per nessun conflitto. E chiediamo veramente il cessate il fuoco in tutti i posti di guerra, a partire da quelli in cui siamo coinvolti direttamente. L'Italia ripudia la guerra come strumento di offesa alla libertà degli altri popoli e come mezzo di risoluzione delle controversie internazionali. Consente, in condizioni di parità con gli altri stati, alle limitazioni di sovranità necessarie ad un ordinamento che assicuri la pace e la giustizia fra le nazioni. Promuove e favorisce le organizzazioni internazionali rivolte a tale scopo. Articolo 11 della Costituzione italiana. Adesso parliamo di sanità. Giovedì 1 febbraio si terrà un incontro pubblico nel pomeriggio presso la sala congressi dell'AUGE. La lettera è l'appello di Francesco Semeraro del Comitato Elba Salute. Elbani, non mancate, ne va del vostro futuro. Vediamo i dettagli nel servizio. Giovedì 1 febbraio alle 14:30, presso il centro congressuale dell'AUGE di Portoferraio, si terrà un incontro pubblico sul tema caldo della sanità elbana. Presente anche i rappresentanti della regione dell'AS Toscana Nord-Ovest, a dare notizie Francesco Semeraro del Comitato Elba Salute. Quello che si è ottenuto con la lotta e con le manifestazioni del 2011 e del 2012 si sta dissolvendo in una grave indifferenza che lascia più povera la sanità elbana e disincentiva medici e personale sanitario, impoverendo noi isolani dei diritti sanciti dalla Costituzione, scrive Semeraro in una nota stampa. Oggi più che mai viene incentivata la sanità privata a discapito di quella pubblica e se non abbiamo risorse economiche non ci curiamo. Da questa riunione pretendiamo le giuste risposte per le cure, per gli esami di prevenzione, i tempi certi di una sanità che deve rispondere al cittadino, poiché è da egli stesso pagata. Se tutto ciò non si avverrà, si dovrà tornare in piazza a manifestare. Semeraro si scaglia soprattutto contro la politica regionale e la sua volontà di declassare e chiudere l'ospedale Elbano, di cui riconosce la professionalità di molti medici, infermieri e personale sanitario, e contro la politica locale, incapace di opporsi a questo disastroso smantellamento di servizi, chiudendo gli occhi di fronte ad un continuo impoverimento sanitario. Vi sembra logico che per una importante riabilitazione dobbiamo rivolgersi al privato, in quanto la nostra riabilitazione non è quasi mai accessibile agli elbani, scrive Semeraro? Ma vi sembra normale avere delle specialistiche ambulatoriali come l'oculista, dermatologo, urologo o otorino, che spesso hanno le agende di prenotazioni chiuse o scadenze più che semestrali? Semeraro chiude la nota dicendo: Elbani, è questa la sanità che ci meritiamo? Adesso ascoltiamo insieme le nostre brevi dall'Elba.
Mercoledì 31 gennaio, dalle 17 alle 20.30 circa, i tecnici di ASA saranno al lavoro sulla tubazione idrica in località Carpani. Per consentire l'intervento sarà necessario interrompere l'erogazione dell'acqua nel tratto di via Carpani, compreso tra la località Sghinghetta e l'incrocio con la strada provinciale 24, via Varanini, via Benedetto Croce e via Brunello. L'intervento riguarderà circa 300 utenze. ASA informa che se per avverse condizioni meteo non fosse possibile eseguire l'intervento, potrà essere posticipato al giorno successivo. Il Comune di Rio, attraverso un proprio provvedimento di ordinanza, ha disposto il divieto di sosta in tutte le aree di sosta e i parcheggi nella località Vigneria, nel municipio di Rio Marina. Il provvedimento si è reso necessario per permettere agli addetti ai lavori il taglio della vegetazione e la pulizia del verde a mezzo del cespugliatore, allo scopo di ripristinare gli stalli e la viabilità interna degli spazi adibiti a parcheggio per una loro corretta fruizione. Il divieto resterà valido fino alla conclusione dei lavori. Il portiere Albano Mattia Bianchi, classe 2005, di proprietà dell'Atalanta, è stato ceduto in prestito dall'Aquila Montevarchi, il club più antico della Toscana, che milita nel campionato di Serie D. Mattia è cresciuto calcisticamente nell'audace Isola d'Elba. Nella stagione 2019-2020 è approdato nel vivaio dell'Atalanta, disputando i campionati Under 17 e Under 18. In questa prima parte di stagione è stato tesserato con il Follonica Gavorrano. Questo trasferimento, dice il portiere, mi suscita belle sensazioni. Ok del Consiglio dei Ministri al decreto elezioni che prevede l'Election Day l'8 e il 9 giugno con l'accorpamento delle consultazioni europee ed amministrative. L'appuntamento elettorale amministrativo, come è noto, riguarda anche l'Isola d'Elba, dove andranno al voto tre comuni: Capoliveri, Marciana e Portoferraio. Saranno 166 i sindaci toscani che potranno ricandidarsi alle elezioni amministrative su un totale di 184 comuni che andranno al voto. Questo è l'effetto della nuova norma introdotta giovedì 25 gennaio dal Consiglio dei Ministri, che dà la possibilità di candidarsi al terzo mandato nei comuni dai 5 ai 15.000 abitanti, mentre nei comuni fino a 5.000 ci si potrà ricandidare senza limiti di sorta. Bene, anche per questa edizione è tutto. Vi ringraziamo come sempre per averci seguito e ci vediamo domani. Grazie.